Possiamo immaginare che Muratori venisse a casa sua, cioè nella sua canonica, rientrando o dalla Villa Ombrosa o Villa Muratori sulla via Vignolese, oppure direttamente dalla biblioteca e archivio estense della, vicino a circa 400-500 metri. E entrava e questa era la sua abitazione. Oggi, dopo un'opera di riattamento avvenuta fra gli anni 1930 e 1950, la prima stanza è occupata dalle pubblicazioni di Muratori o su Muratori. Queste sono pubblicazioni recenti, studi fatti su Muratori o sulla sua opera. Mentre qui troviamo, qui intanto nel frattempo abbiamo ad esempio il vocabolario greco di Muratori che è stato studiato da un illustre vignolese, il professor Burzacchini, che ha decifrato le scritte che Muratori appose sul suo vocabolario greco. E poi qui troviamo, per cominciare, il Rerum Italicarum Scriptores, l'opera che si diceva con la quale Muratori ha inaugurato lo studio del Medioevo. Quindi Muratori in questi 28 volumi, alcuni di questi volumi sono in due tomi, ha raccolto tutte le cronache relative al Medioevo scritte nel Medioevo, cioè lui rifiutava qualunque opera scritta dopo il 1500. Lui cercava gli autori che erano vissuti e avevano raccontato le cose del loro momento. E qui di fianco trovate, al fianco di questa raccolta completata, trovate quella di Carducci. Cioè Carducci, dopo il congresso di Vignola del 1872, diede il via alla nuova edizione dei Rerum Italicarum Scriptores, ma come vedete questa edizione non è finita, non sono ancora rilegati i volumi, sono rimasti i fascicoli non ancora completati. Quindi Muratori finì una cosa, Carducci no, e speriamo che i vignolesi del prossimo mezzo secolo ci mettano mano di nuovo. E poi qui ci sono le altre opere muratoriane, le Antiquitates Italice Medievi, che come vi ho detto hanno tratto dalle cronache dei Rerum Italicarum Scriptores, hanno tratto dei motivi di studio del folklore, perfino dello sport. C'è perfino un capitolo che Muratori dedica allo sport nel Medioevo, il gioco della palla e cose del genere. Qui ci sono le altre opere di Muratori, altre opere soprattutto storiche, ma anche, come si diceva, opere religiose. Citavamo prima Il governo della peste, cioè l'opera, il best seller, l'opera più venduta di Muratori. Prima ho detto Muratori ci guadagna, allora a parte che lui tutti i soldi li dava in provento dei poveri della sua parrocchia, ma allora non c'era ancora la legge sul diritto d'autore, quindi un qualunque tipografo, ravvisata l'opportunità economica di ristampare un'opera, la ristampava e buona lei, come dicono a Bologna. Quindi Muratori è stato venduto moltissimo, soprattutto per quest'opera, Il governo della peste, pubblicata a cominciare dal 1714, ma ristampata per un secolo e ritornata appunto di gran voga adesso nel periodo del Covid, perché le misure sanitarie erano spesso coincidenti. L'opera Il governo della peste di Muratori, nella prima edizione, Modena 1714, che Muratori preparò per una nuova, vedete che è scritto, nota del governo del trattato, accresciuto, congiunte e con la relazione della peste di Marsiglia, perché nel 1720 a Marsiglia scoppiò una nuova peste. E allora Muratori si fece informare anche su queste cose e preparò quindi una nuova edizione del suo trattato, usufruendo degli insegnamenti che aveva imparato dai medici francesi dell'epoca. E quindi qui ci sono, ecco, guardate qua, guardate come Muratori preparava le sue opere per sempre nuove ristampe. E quindi donato dall'amico Domenico Pazio, che lo acquistò da una bancarella in tempo di bombardamenti aerei, 1951, ritrovato a Milano il 16 maggio 1944, Domenico Pozzo. Le note sono autografe, come da confronto con le lettere a Pier Jacopo Martello Ambrosiana, Carlo Cordier. Quindi Muratori entrava nella sua casa, nella sua vera e propria abitazione, quella che possiamo immaginare fungesse anche da camera da letto. Allora qui c'era il suo tavolo, il suo scrittoio, la sua poltrona, calamaio, inchiostro, polverino, quello che non usa più, ma l'inchiostro una volta faceva fatica ad asciugarsi, bisognava buttargli della cenere o della sabbia o qualche cosa particolare per asciugare l'inchiostro. Quindi qui aveva, ovviamente era prete anche, qui sono
rimangono come cimeli, ad esempio, il registro dei suoi matrimoni, quindi qui ci sono tutti i matrimoni che lui ha celebrato. Poi qui abbiamo l'inginocchiatoio, il suo crocifisso, altre cose, e qui c'è l'ingresso, cioè l'ingresso, la finestra dalla quale Muratori poteva entrare con lo sguardo nella sua chiesa della Pomposa, la chiesa che lui aveva restaurato e che lo ospita adesso, ospita le sue spoglie mortali esattamente sulla verticale di dove mi trovo io, qua sotto, cioè nella prima cappella a sinistra entrando nella chiesa. Allora qui si entra e c'è una finestra che si apre a vasis das, come si direbbe oggi, e dalla quale si può assistere alle funzioni religiose o semplicemente pregare con visione, con la visione della chiesa. Qui comunque l'ultima dépendance della sua casa. Qui è stato trasportato, ovviamente non era qui in origine, il fonte battesimale che lui usava nella chiesa della Pomposa, e di fianco troviamo il registro dei battesimi con i nati e i battezzati da lui nel periodo dal 1716 in avanti. Qui la finestra dà direttamente sulla piazza della Pomposa, sulla chiesa della Pomposa, che, ripeto, Muratori restaurò a sue spese e anche impegnandosi materialmente, in onore potremmo dire al suo cognome, nel restauro e nel rifacimento di questa chiesa che era cadente.